quindi abbiamo 250.000, la differenza riguarda il saldo finale dei lavori al municipio. Abbiamo telefonato, non ce li hanno dati per il loro problema del patto, e mentre invece la provincia ha saldato tutto quello che abbiamo anticipato, ed è per questo che siamo riusciti a chiudere con un saldo di 644.000 euro, prestando come obiettivo 200.000 euro allo Stato perché lo ridistribuisca ai comuni che ne hanno più bisogno. Quindi abbiamo telefonato in regione e hanno detto che probabilmente entro la metà dell'anno, entro il 30 giugno, dovrebbero saldare tutto quello che avanziamo dalla regione. Per questo abbiamo scritto che questi 350 euro sono ancora dei cassari. 350.000. Sì. Ok, quindi come programma triennale, come lo descrivete? Beh, è chiaro che il programma triennale, come da sempre, anche per le amministrazioni precedenti, individua l'anno in corso come l'anno in cui andare a definire nel dettaglio quali saranno le opere che verranno realizzate. Ma per gli anni successivi è chiaro che dà delle indicazioni del tutto generiche, perché, e soprattutto oggi, sia per il patto di stabilità sia per l'incertezza nei trasferimenti, è chiaro che negli anni 2016-2017 sono previste opere come abbiamo messo semplicemente dell'illuminazione dinamica, certo, esatto, come del resto è sempre stato fatto. È chiaro che sono in itinere altri interventi che riguardano piani precedenti, per esempio la sistemazione degli incroci e il discorso dell'illuminazione pubblica, la sostituzione, tutto questo è chiaro che c'è. Perché volevo chiedere, già l'anno scorso, in un consiglio dell'anno scorso, non mi ricordo la data, avevo chiesto proprio come mai gli incroci non fossero stati messi a posto, la spaccatura delle strade, e mi era stato risposto che l'ufficio tecnico stava probabilmente aspettando la stagione giusta meteorologicamente parlando. Per gli asfalti. Ma per i lavori che erano già per gli incroci? No, per gli incroci è stato detto che non si condivideva alcune delle scelte fatte dalla precedente amministrazione, che si stavano modificando le progettualità rispetto a quegli incroci. E quindi questi incroci si metteranno a posto? Certo che continueranno. Sì, abbiamo già il progetto. Tutto, prego. Il progetto appunto definitivo esecutivo degli incroci ha avuto una variazione, quindi anche di quelli dei risparmi, perché sarà un ribasso rispetto alle opere precedentemente previste. È stato già appunto redatto nella sua versione nuova, adesso è stato appena consegnato, abbiamo appena avuto nulla osta da parte della provincia perché interessa le scuole provinciali. La fase successiva che avverrà in questo mese verosimilmente sarà la mia validazione, perché sarà il validatore del progetto, dopodiché può essere affidato, insomma, non è in gara, si avvierà la procedura di gara. E verosimilmente entro l'anno inizieranno i lavori, insomma. Per quanto riguarda invece le asfaltature comunali, avrà visto che poi l'anno scorso sono state eseguite mettendo a frutto tutti i finanziamenti disponibili praticamente. Ma anche di questo credo che si parlerà dopo. Qualche altro intervento? Passiamo allora alla votazione. Chi è a favore? Contrari? Diana Tiso, astenuti, Gianni Bortolazzo. Votiamo affinché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? A favore? A favore tutti. Grazie. Passiamo ora all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale, IUC, e per la componente soprattutto riferita ai servizi indivisibili e casi. Do la parola alla dottoressa Giacomelli che illustra il regolamento. Allora, faccio una breve premessa. Sappiamo tutti che quest'anno entra in vigore per la prima volta la IUC, che è la nuova imposta formata da tre imposte diverse: l'IMU, la TARI e la TASI. Per quello che riguarda l'IMU, abbiamo già un regolamento, già delle tariffe applicate l'anno scorso che non vengono quest'anno modificate. Per quanto riguarda la TARI, non è altro che il corrispettivo per il servizio di rifiuti,
La gestione è in toto affidata al consorzio TV3, per cui il consiglio comunale si limita solo alla presa d'atto del regolamento con l'applicazione delle tariffe. Per quanto riguarda invece la TASI, è la vera e propria novità. Allora, i comuni devono approvare il regolamento nel quale appunto viene stabilito il soggetto passivo, il soggetto attivo, la base imponibile, cosa si intende per abitazione principale e come viene ripartita questa imposta, perché è un'imposta che colpisce sia il detentore dei locali sia il proprietario, colui che ha un diritto reale sull'immobile. Il Consiglio Comunale deve decidere su una percentuale che va ripartita dal 10 al 30 per l'occupante e dal 70 al 90 per colui che ha il diritto reale di godimento dell'immobile. Naturalmente c'è un vincolo molto particolare. Il Ministero, lo Stato ha deciso che la somma dell'aliquota dell'IMU e dell'aliquota della TASI per ciascuna rispettiva categoria di immobile non deve superare una determinata aliquota. Ovvero, se parliamo della prima casa, non può superare il 6. Quindi, avendo il 4 la prima casa per gli immobili naturalmente che ancora la pagano, che sono solo quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Mentre invece, quindi, che paga il 4 e quindi la TASI può essere applicata al massimo fino al 2 per 1000. Per invece per gli altri fabbricati, le aree edificabili, eccetera, il limite è del 10,60. Quindi noi, avendo un'aliquota dell'IMU dell'8,50, potremo al massimo arrivare al 2,10. Detto questo, questa premessa, il Consiglio, la Giunta Comunale e l'amministrazione ha fatto le valutazioni in merito all'impatto sia sulle famiglie sia sulle imprese. Le simulazioni riguardo anche il gettito di questa TASI ad aliquota base, e sapendo che lo Stato ci toglie il trasferimento riguardo al gettito IMU prima casa, che fino a quest'anno trasferiva, cioè per l'anno 2012-2013 ha trasferito 272.000 euro, lo Stato ha detto questo: bene, calcoli cosa ti verrebbe in tasca, tra virgolette, applicando l'aliquota dell'IMU sulla base imponibile, se l'aliquota della TASI sulla base imponibile, scusate, se viene un importo superiore al gettito IMU ad aliquota base, ti tolgo anche quella differenza, altrimenti se ne ricavi meno, te ne do io la differenza. Spiego un attimo qui i numeri. Allora, il gettito base dell'aliquota IMU sulla prima casa, ho detto, erano 272.000 euro. Il gettito base dell'aliquota TASI è 276.000 euro. Abbiamo 4.000 euro di differenza che lo Stato ci toglie. Quindi, una volta fatti, diciamo, questi calcoli di base, di partenza, l'amministrazione può, all'interno di questi 276.000 euro, distribuire le aliquote come meglio crede, per appunto per impattare in maniera meno negativa sulla popolazione, sulle famiglie. Dopo varie simulazioni è stato visto che la condizione, diciamo, ideale potrebbe essere quella di applicare al detentore dell'immobile il 30% e il 70% al possessore dell'immobile o colui che ha il diritto reale di godimento. Le aliquote invece, che poi vedremo meglio nella delibera successiva, perché questa con la delibera del regolamento si decide appunto, come ho detto prima, la base imponibile, gli impatti e l'equiparazione che diamo agli alcuni immobili all'abitazione principale. Infatti
Anche per la TASI viene equiparata l'abitazione principale e le abitazioni di coloro che sono ricoverati in strutture sanitarie a tempo indeterminato e a coloro che hanno il diritto di abitazione per sentenza, per la separazione, che hanno quindi, che il giudice attribuisce i locali a uno dei due coniugi. A parte questo, appunto, con la delibera successiva, ma ormai mi collego così per finire il discorso perché sia più chiaro, le aliquote vengono stabilite nella misura dell'1 per 1000 sulle seconde case e le aree edificabili. Sul 1,5 per 1000 sulle abitazioni principali, viene messa a zero l'aliquota sui fabbricati classificati col gruppo D, quindi fabbricati produttivi, e viene posta a zero anche l'aliquota per i fabbricati strumentali all'agricoltura, perché in quanto il comune territorio montano già godeva dell'aliquota zero per l'IMU, abbiamo quindi cercato di equiparare anche ai fini TASI. Per quanto riguarda le abitazioni principali, abbiamo inserito delle detrazioni che sono una detrazione fissa di 50 euro per tutti quei nuclei familiari mono individuo dove appunto il pensionato, diciamo, ha un'età pari o superiore a 65 anni, quindi che vivono da soli e godono della sola pensione. E in più una detrazione per le abitazioni principali per le famiglie che hanno figli, per un totale di 50 euro a figlio fino a 26 anni compiuti e per un totale di 8 fino ad 8 figli. Questi correttivi fanno sì che l'impatto della TASI sulle famiglie non sia superiore a quello dell'ICI, che era dell'ICI prima dell'istituzione dell'IMU e prima della rivalutazione dei coefficienti catastali. Sì. So bene che è un argomento questo un po' ostico, anche perché nessuno vorrebbe essere tassato o vorrebbe sempre che una categoria lo fosse al proprio posto. Io faccio solo un'osservazione, non sempre chi è proprietario di casa è benestante, perché magari è l'unico bene di proprietà che con mutui fa fatica arrivare a pagare. E non sempre chi fa parte del mondo, per esempio, agricolo non lo è. Magari il mondo agricolo riceve tanti contributi da vari enti, quelli che invece un operaio che ha un mutuo per la prima casa non avrà mai, e magari ha figli a carico, eccetera. Sappiamo benissimo che molti agricoltori, un po' furbi, costruiscono ricovero attrezzi con fondi che arrivano da più parti per poi trasformarlo in villa. Quindi bisognerebbe anche qua prendere caso per caso, perché sono cose che conosciamo tutti, no? Per cui ovvio che niente si può fare, però non sempre chi è possessore di prima casa va penalizzato, è benestante. Perché soprattutto in questo periodo la casa diventa magari fonte non di guadagno, ma è un investimento, è l'unico investimento che una famiglia può avere. Allora, mi permetto solo una cosa, quando parliamo di fabbricati strumentali all'agricoltura, parliamo di persone che sono dedite all'agricoltura a tempo pieno e perché il fabbricato sia riconosciuto esente deve avere determinate caratteristiche. Per cui se una persona, che so, fa il medico, però poi costruisce il ricovero per i cavalli perché
nel tempo libero vuole cavalcare, quel ricovero classificato non è classificato come strumentale all'agricoltura e paga come seconda casa. Quindi ci sono dei parametri che fanno sì che la situazione che lei descrive difficilmente si realizza. Cioè il ricovero, il fabbricato esente strumentale all'agricoltura, parliamo del ricovero del trattore, il fienile, la stalla, non fabbricati che poi possono essere trasformati in ville. E seconda cosa, proprio per riallacciare al discorso, è proprio la seconda casa, è stata proprio inserita un'aliquota più bassa proprio per questo scopo. La seconda casa viene tassata in maniera in misura inferiore alla prima casa in questo caso, visto che ha che gode delle detrazioni. L'imposta per la seconda casa è dell'1 per 1000. Forse l'incontrario non aveva capito. No, ho capito io. Ah no, perché la domanda sembrava esattamente l'incontrario. Allora, rispetto a detrazioni, contributi o agevolazioni che il mondo dell'agricoltura ha o può avere, è chiaro che queste arrivano direttamente da leggi nazionali e non siamo certo noi a decidere se l'IMU la paga oppure no. Certo è che per lo stesso principio per i quali non abbiamo applicato la TASI, per cui hanno aliquota zero gli fabbricati strumentali all'agricoltura, per lo stesso motivo tutti gli edifici classificati come D sono ad aliquota zero. Questo perché la nostra amministrazione vuole dare un aiuto a tutte le attività produttive, commerciali e agricole, e pertanto ci sembrava un trattamento equo per tutti il fatto di non andare ad aumentare loro una nuova tassa. Questa era la scelta di base. Per contro, siamo tutti d'accordo sul fatto che sicuramente la casa è un investimento, semmai la casa di proprietà oggi è un debito, perché continuiamo a dover pagare chi è proprietario di casa. Ed è chiaro che rispetto a questo abbiamo cercato con le detrazioni di andare incontro alle famiglie, applicando una detrazione di 50 euro a figlio fino a figli, per tutti i figli fino a 26 anni, e per tutti gli anziani che vivono soli, che sono 219 gli anziani che vivono da soli, monoreddito e che hanno la casa di proprietà, anche a loro un'applicazione di 50 euro di detrazione. Per cui questo, compatibilmente con le esigue risorse di bilancio e con la situazione che il governo ci carica rispetto al fare gli esattori per conto loro, è chiaro che questo era il massimo che siamo riusciti a fare. Credo che anche come aliquote, poi andremo a analizzare nel dettaglio, di fatto tutte le sigle sindacali chiedevano un'applicazione dell'1,5 ai sindaci rispetto a tutte le categorie. Credo che non abbiamo fatto un passo in più, perché non solo 1,5 applicato sulla prima casa, ma viene applicato l'1 per le seconde case degli edifici e terreni edificabili. Per cui credo che lo sforzo qui è stato fatto. Alla luce di tutto, con le aliquote e con le detrazioni, di fatto noi abbiamo una differenza, un mancato gettito di circa 70.000 euro, ovvero dottoressa Giacomelli. Anna? 70.000 euro la differenza di reddito rispetto alle aliquote applicate con le detrazioni, rispetto a quello che avremmo potuto ottenere. Ok, c'è qualche altro intervento? Passiamo allora alla votazione. Chi è a favore del regolamento? Contrari? Diana Tiso? Astenuti? Nessuno. Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Tutti, contrari, astenuti, nessuno. Passiamo ora alla definizione dell'approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta unica comunale, per cui della TASI, ovviamente, per cui andando a riepilogare abbiamo l'1,5 sulle abitazioni principali, l'1 sugli altri fabbricati, escludendo i fabbricati produttivi accatastati nella categoria D, l'1 sulle aree edificabili, 0 i fabbricati strumentali all'agricoltura, lo 0 i fabbricati produttivi accatastati come D. E rispetto a questo, i 50 euro di detrazione per i figli fino a 26 anni e a un massimo di 8 figli, che credo sia abbastanza per soddisfare tutte le famiglie, e 50 euro per gli anziani che vivono soli sopra i 65 anni.
Ci sono domande, interventi? Chi è a favore? Contrari? Diana Tiso? Astenuti? Nessuno. Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Tutti? Contrari? Nessuno. Astenuto? Nessuno. Come diceva prima la dottoressa Giacomelli, abbiamo approvato il regolamento per la IUC che si compone appunto delle tre tariffe. Adesso andiamo a fare la presa d'atto del regolamento consortile di Contarina, vale a dire tutto quello che riguarda la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Questo è il regolamento standard che esiste da sempre, che Contarina applica e che di fatto viene adottato da tutti i comuni, da Contarina perché è l'ente riscossore e i comuni hanno la presa d'atto essendo appunto inserito nella IUC. Non so se ci sono domande. Volevo fare un appunto che ovviamente non porterà a nessun risultato, perché è ovvio che il nostro potere qui sia da parte di tutti a riguardo a questo argomento sia nullo, però sarebbe giusto che il sindaco si facesse una rete con gli altri sindaci per dichiarare anche che questo regolamento va anche a sfavore di, mi vengono in mente delle persone che vivono da soli. Quando io vengo a pagare una tassa sui rifiuti che calcola i metri calpestabili e non le persone che vivono in un alloggio, secondo me è un po' è una tassa ingiusta. Quindi, come già detto nella riunione di capogruppo, sarebbe giusto e opportuno che facessi rete con tutti i sindaci per se ci fosse qualcosa da migliorare. Per alzare la voce, tra virgolette. Per quanto riguarda ciò che è possibile migliorare, è chiaro che siamo attivi, soprattutto in consorzio, però la base tariffaria di Contarina non è la superficie calpestabile. Anna, puoi spiegarla? Esatto, perché tiene conto di quanto viene conferito, tant'è vero che c'è lo svuotamento e c'è il cavo e conto dell'umido in più, e tiene conto del nucleo familiare. Anna, sì, specificamente. Sì, sì. Siamo stati i primi, quelli nel Veneto, ad adottare il sistema del pagamento sulla base di chi inquina paga. Abbiamo preso anche i premi per questo, per cui la Contarina adotta già da 6 anni, credo, paghiamo sulla base delle persone che vivono dentro, quindi si paga le componenti il nucleo, poi ci sono gli svuotamenti fissi, che sono per esempio 5 per il secco, l'umido non si paga, paghiamo solo il secco e quindi sono compresi nella quota fissa 5 svuotamenti. Se poi una famiglia ne fa più di 5 all'anno, allora paga la differenza per ogni svuotamento. Ma non si paga per metro quadro già da anni. Siamo molto avanti. Rispetto anche a quanto ci attiviamo in Contarina, vorrei che magari Gianni Rapinello, l'assessore all'ambiente, vi aggiornasse, perché abbiamo delle novità anche rispetto al nostro CARD, perché c'è da parte di Contarina l'interesse adesso di fare una razionalizzazione dei CARD esistenti sul territorio del consorzio, e stanno cercando di razionalizzare e potenziare alcuni CARD e chiuderne altri. Gianni, se vuoi spiegare tu, visto che sì, hai sentito tu la cosa. Riguardo la tariffa della Contarina, del Treviso Atlete, il consorzio del nostro di riferimento, è giusto come diceva la Anna che da 6 anni si paga la tariffa sulle occupanti delle abitazioni e non più sulla superficie come fanno il 95% dei consorzi d'Italia. Volevo ricordare che, pur essendo la tassa sempre sgradita, quella dei rifiuti, il nostro consorzio, spesso possa ribadirlo anche il dottore che fa parte del collegio sindacale, mi sembra, no? Noi paghiamo circa 103 euro a persona nel consorzio del Treviso 3 di Contarina, contro una media nazionale di 255 per persona, quindi paghiamo meno della metà. E questo è frutto di un'azione, una politica fatta molto bene nei riguardi della separazione dei rifiuti, perché siamo arrivati ormai a superare l'85% del differenziato, e praticamente il costo viene fatto solamente sul rifiuto secco, che tra l'altro nel nostro territorio è circa 22 kg a persona, mi sembra, contro una media nazionale che supera i 100 kg. Quindi abbiamo sicuramente un consorzio di eccellenza su questo a tale riguardo, e adesso c'è una
una ridistribuzione delle, delle piastrelle ecologiche che, dove faranno delle piastrelle ecologiche più efficienti, più grandi, con scassoni più, più grandi, tutti scalabili, per, anche qua per diminuire i costi della, della gestione delle piastrelle ecologiche. E sembra fra che Crespano riesca a salvare le sue piastrelle ecologiche perché verranno fatte le piastrelle multicomunali e adesso c'è un dibattito per vedere come risolvere il problema di Bosso, che è un comune confinante con la provincia e con il consorzio, quindi, però di certo dovremmo riuscire a salvare la piastrella ecologica del nostro comune. Ci sono altri interventi? Passiamo allora alla votazione. Chi è a favore? Tutti? Contrari? Astenuti? Nessuno. Passiamo ora all'approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza e collaborazioni per l'anno 2014. Anche questa è una delibera corollaria del bilancio di previsione. Do la parola alla dottoressa Docomelli, se vuole illustrarla, di fatto sono le consulenze previste nell'anno, nell'anno in corso che potrebbero essere consultate. Questa delibera, come quella degli altri anni, è un allegato obbligatorio al bilancio, serve per porre dei limiti sia agli incarichi di consulenza, che devono rispettare il tetto del 20% della spesa sostenuta nel 2009, e quindi il comune di Crespano ha un tetto di 413 euro, di fatto consulenze non ne fa, e poi di prevedere invece il tetto di spesa, che poi deve essere ripreso anche all'interno del bilancio 2014, per gli incarichi di collaborazione, e questo tetto è di 35.000 euro. Sulla base poi di questa decisione vengono preparate delle schede che interessano i vari settori, che interessano appunto i bisogni e le esigenze di vari settori. Per esempio dall'area tecnico-manutentiva, come il medico per la sicurezza dei lavoratori, oppure gli incarichi che possono essere incarichi per vertenze legali, ancora affidamento di servizi quali accatastamento di fabbricati o frazionamento di terreni, la redazione di progettazioni di parti di opere pubbliche che sono però al di fuori del decreto 163, e per quanto riguarda consulenze urbanistiche o agronomiche, ma consulenze parliamo di fornitura proprio di perizie a riguardo, e infine per quel che riguarda il settore ragionieristico, l'incarico ad un commercialista per produrre il modello unico, il modello unico o la consulenza riguardo appunto alla gestione dell'IVA. Per quanto riguarda invece il settore sociale, potrebbe essere necessario dare degli incarichi anche nel 2014 per serate riguardo a temi sul volontariato, sulla dipendenza, o sulle disabilità o l'integrazione sociale, temi così che riguardano le famiglie e l'assistenza sociale. Ecco, questi sono più o meno i fabbisogni che si potrebbero verificare nel corso dell'anno 2014. Grazie. Ci sono domande? Una chiede l'incarico al dottor Minello per la progettazione del mercato, rientra... è stato pagato con questi 35.000 euro, cioè all'interno di questo... Questi sono per il 2014, sì, bisogna andare a vedere la di approvazione del programma dell'anno scorso che hai approvato, c'è proprio la scheda per il dottor Minello, quindi è stata approvata, rientra, abbiamo già fornito la risposta perché dovevamo anche inoltrare la relazione del revisore, poi c'è scritto anche nella relazione del revisore che siamo arrivati a un tetto di 27 o 29 mila euro, compreso l'incarico a Minello.
Altre domande? Passiamo allora alla votazione. Chi è a favore? Contrari? Diana Tiso, astenuti? Gianni Bortolazzo. Anche questa deve essere immediatamente eseguibile, per cui chi è a favore? Contrari? Astenuti? Nessuno, tutti a favore. Passiamo ora all'approvazione del bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016. Do la parola all'assessore Giorgio Andreatta che ci illustra la sua relazione. Il bilancio di previsione del 2014 è caratterizzato dalle seguenti novità che in parte, anzi in parte, quasi tutte abbiamo sentito poco fa, abbiamo praticamente anticipato con delibere anche approvate. È caratterizzato appunto da queste novità. La legge 147 del 2013 rivoluziona nuovamente il panorama di riferimento delle entrate tributarie degli enti locali. In sostanza stiamo parlando della IUC. La IUC si basa su due presupposti impositivi. Uno, costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore. L'altro, collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dall'imposta municipale propria, IMU, di natura patrimoniale dovuta al possessore di immobili, esclusa la detrazione principale, come abbiamo visto prima, sentito la dottoressa Giaffarelli, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili TASI a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento degli stessi, appunto, dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. Per quanto riguarda la TARI, il Comune scriverà la presa d'atto al regolamento consortile approvato dal Consorzio TV3, è in sostanza quello che abbiamo visto nel punto precedente. Il Fondo di Solidarietà Comunale dovrebbe mantenere il medesimo importo del 2013. Sono previste solo delle variazioni compensative in aumento e in diminuzione della dotazione del Fondo per tenerne conto. Dall'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivanti dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, dalla soppressione a decorrere del 2014 dell'IMU sull'abitazione principale, tranne per quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9, dall'istituzione della TASI e del gettito della stessa ad aliquota base. Dalle simulazioni che abbiamo effettuato con l'ufficio tributi, con i dati a disposizione risulta quindi la seguente situazione che prima la ragioniera ricordava appunto a memoria. Perdita getto IMU prima casa di quota base 272.000 euro, getto TASI 2014 ad aliquota base, in confronto di un fatto appunto ad aliquota base, 276.866, quindi abbiamo una differenza di 4.872 euro. Ne consegue e discende che il fondo a norma invariata deve essere rettificato dal delta fra maggior TASI e minor IMU, ovvero il fondo di solidarietà finale 2014 ammonta all'euro 249.438 anziché 254.310, appunto per la differenza. A fronte quindi delle mancate risorse derivanti al trasferimento allo Stato per la perdita del getto IMU prima casa, si è dovuto valutare, abbiamo valutato in sostanza su quali leve agire per poter assicurare l'equilibrio di bilancio e per garantire il livello attuale, abbiamo posto molta attenzione a questo punto per garantire appunto il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini, nonché l'assolvimento dei compiti istituzionali prefissati dalla legge o dallo Statuto. Inoltre, il bilancio 2013 poteva contare ancora su alcune entrate straordinarie. Avevamo ad esempio il rimborso forfettario che era di diversi anni messo assieme, il saldo della gestione dell'acquedotto da parte della PS, che però, appunto, avendo fatto questo saldo, nel 2014 non ci sarà più. Per fronteggiare le tante difficoltà che le famiglie si vedono costrette ad affrontare, abbiamo ritenuto fondamentale non tagliare le risorse al settore sociale, e soprattutto ci sembrava doveroso ancora una volta andare ad agire sulla spesa corrente, razionalizzando i consumi e le relative spese fisse laddove fosse possibile. Ogni settore coinvolto del nostro comune ha verificato puntualmente e attentamente le proprie spese e si è cercato di ridurre tutto quello che era ancora possibile togliere, eliminare. Così che le spese correnti iniziali subiscono per il 2014 un ulteriore taglio rispetto a quelle impegnate allo stesso titolo 2013, circa 40.000 euro.
Di conseguenza è stato necessario rimpinguare solamente le risorse mancanti dal gettito IMU prima casa tra la sostituzione della TASI, come prima in sostanza abbiamo spiegato nel dettaglio, che l'amministrazione ha ritenuto di applicare nel seguente modo affinché impatti nel bilancio familiare delle imprese in maniera più neutrale possibile e rispettando i vincoli imposti dalla legge. La somma dell'aliquota della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2020 fissata al 10,6 per 1000 e ad altre misure dell'aliquota inferiori in relazione a diverse tipologie di immobile. E prima in sostanza abbiamo visto con la dottoressa 4,5, eravamo al 5,5, il massimo era 6 su abitazioni principali, per le altre categoria D 8,50 più 1 arriviamo a 9,50 contro 10,6 praticamente imposta dalla legge, aree edificabili 8,50 più 1 diamo 9,50 contro 10,60 praticamente imposta dalla legge. Allora abbiamo dopo appunto varie simulazioni abbiamo ritenuto di applicare l'1,5 per 1000 nell'abitazione principale, 1 per 1000 su altri fabbricati, esclusi i fabbricati produttivi classificati nella categoria D, l'1 per 1000 sulle aree edificabili, 0 sui fabbricati strumentali dell'agricoltura e 0 sui fabbricati produttivi classificati nella categoria catastale del comune. L'occupante, anche qui un'altra decisione che abbiamo dovuto affrontare, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura pari al 30% del montante complessivo del tributo calcolato applicando la specifica aliquota prevista per l'immobile detenuto. Anche qui c'era il 90-10, abbiamo scelto 30-70. La parte restante pari al 70% del tributo dovuto resta a carico del titolare del diritto reale dell'immobile. Vengono previste inoltre le seguenti agevolazioni. Abbiamo, il sindaco prima le ha evidenziate assieme all'ANA. Per le abitazioni principali con un unico occupante di età pari o superiore ai 65 anni è prevista una detrazione nella misura massima di €50 o fino a concorrenza dell'importo dovuto. Anche qui vorrei sottolineare che sono parecchie queste situazioni, quante situazioni abbiamo? Abbiamo il nucleo familiare con persone solo 219 famiglie che usufruiscono della detrazione. Di questa detrazione. Per le abitazioni